Amici di Armietiro, quella che vi vogliamo presentare in questa circostanza è una carabina degna esponente delle più moderne tendenze per quello che riguarda l'attività venatoria e in particolare la caccia a media e lunga distanza. Stiamo parlando della carabina Bergara B14 Thumb Hole Carbon. Thumb Hole fa riferimento esplicito alla carabina, alla calciatura, che è di nuovo tipo. Come potete vedere è perfettamente lineare e con il classico foro entro il quale posizionare il pollice della mano forte. Appoggio a guancia è regolabile in altezza, è possibile regolare anche la lunghezza. Nei punti di presa dell'impugnatura e della stina sono presenti dei pannelli overmolded in gomma particolarmente grippanti e poi ha una finitura particolarmente piacevole, marezzata con una tonalità mimetica e con diciamo decorazioni di tipo spider web. La calciatura inoltre vanta un profilo inferiore piatto per consentire una buona stabilità nel tiro in appoggio. La vera innovazione di questa serie è però costituita in particolare dalla canna, che è in acciaio ma con rivestimento in fibra di carbonio. In questo caso, in questa configurazione che è in 308 Winchester con azione corta, la canna è lunga 510 mm ed è dotata di un freno di bocca. La canna in fibra di carbonio e acciaio ha un diametro in volata di 21,5 mm. Rispetto a una canna tutta acciaio, la calciatura e la canna in acciaio e carbonio garantisce di avere una maggiore stabilità per quello che riguarda la migrazione termica, con il riscaldamento dovuto allo sparo di più colpi in successione, ma soprattutto consente di avere una grande omogeneità di rendimento e il tutto con un peso inferiore tra, a seconda della lunghezza, del tipo, del calibro, tra i 200 e i 400 grammi in meno rispetto a una canna pesante o semipesante in acciaio. Quindi si tratta di una combinazione fondamentalmente ideale per impieghi venatori. La calciatura è anche dotata di attacchi circolari, cosiddetti QD Cup, per l'installazione di cinghie a sgancio rapido, che sono sui due lati della palla del calcio e sui due lati della puntale della stina. L'alimentazione è data da un caricatore amovibile, bifilare a presentazione singola, tipo Accuracy International o AICS, che dir si voglia. Quindi anche in questo caso massima versatilità. L'otturatore è di tipo fluted, con manubrio maggiorato, e la sicura è a due posizioni. L'azienda per questa carabina dichiara una precisione inferiore al fatidico minuto d'angolo, che corrisponde a circa 29 mm alla distanza di 100 metri. Possiamo dire che con il caricamento che abbiamo testato con munizioni Sako Game Head, quindi soft point di 150 grani, prettamente venatorio, la premessa è stata più che rispettata con un raggruppamento di tre colpi nella distanza di 22 mm.